Stella Bianchi. Stella Bianchi. Bene, allora tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 393, contrari nessuno, la Camera approva. Allora, adesso passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire, chiederei al Vice Ministro Olivero di esprimere il parere. Grazie Presidente. Sul primo ordine del giorno, firma Ciraci, parere favorevole con la seguente riformulazione, cioè espungere le parole da che oltre a causare fino alla fine dell'impegno. Per quanto riguarda il secondo, cioè il Matarrelli, parere favorevole. Terzo ordine del giorno, firma dell'onorevole Pili, favorevole con la seguente riformulazione, espungere il primo impegno, riformulare il terzo impegno come segue, a proporre nell'ambito del recepimento delle norme europee e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa volta a tutelare i vini a indicazione geografica come il vermentino di Sardegna e il vermentino di Gallura e espungere il quarto impegno. Sul quarto ordine del giorno a firma dell'onorevole Burtone, favorevole con la seguente riformulazione all'impegno, sostituire la parola promuovere con valutare iniziative di promozione ed espungere le parole nonché della Camera di Commercio. Sul quinto ordine del giorno a firma Planker, favorevole con la seguente riformulazione all'impegno dopo le parole iniziative normative aggiungere le seguenti compatibilmente con la normativa europea. Al sesto, a firma Coppola, favorevole. Al settimo, a firma Prodani, favorevole con riformulazione all'impegno sostituire le parole da prevedere un aumento fino alla fine dell'impegno con le seguenti. Definire compatibilmente con la normativa europea iniziative volte a garantire una maggiore tutela delle zone geografiche tipiche. Sull'ottavo, a firma dell'onorevole Vargiu, favorevole con la seguente riformulazione all'impegno, dopo le parole iniziative più opportune, inserire le seguenti, eventualmente anche. L'ordine del giorno numero 9 firma Mucci, parere contrario in quanto si ritiene che sia oneroso e si ritiene che questa materia possa essere affrontata in altri provvedimenti più specifici. Al numero 10 firma Gebhard, parere favorevole. All'11 firma Marzano, favorevole con la seguente riformulazione all'impegno sostituire le parole al fine di adottare con le seguenti valutare l'opportunità di adottare. Al 12 firma Di Gioia, favorevole con riformulazione all'impegno sostituire le parole ad intervenire affinché sia con le seguenti a sollecitare. Infine al ordine del giorno numero 13 firma Iannuzzi, parere favorevole. Sì, grazie. Allora, ecco, abbiamo avuto, Vice Ministro, se può dare un riscontro su questo ordine del giorno. Allora, l'ordine del giorno a firma dell'onorevole Taricco, parere favorevole. Sì, grazie. Allora, quindi abbiamo il primo Ciraci, favorevole con riformulazione, accetta la riformulazione, andiamo avanti. Matarrelli, favorevole, vado avanti. Pili, con riformulazione, dov'è il deputato? Sì, deputato, va bene o vuole intervenire? Prego. Se posso risentire la riformulazione del sottosegretario. Allora, adesso la chiediamo al Vice Ministro se ci fa la riformulazione. Numero 3. Pili, sì, dell'onorevole Pili. Allora, espungere il primo impegno, riformulare il terzo, quindi manteniamo il secondo, riformulare il terzo
con a proporre nell'ambito del recepimento delle norme europee e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa volta a tutelare i vini a indicazione geografica come il Vermentino di Sardegna e il Vermentino di Gallura. E poi